Salve dalle macchie, oggi ho piantato le rape, queste erano già state piantate. Qua abbiamo le nostre bietole, sono previste piogge, il tempo si sta preparando, vedete, nuvole pesanti, quindi sicuramente capiterà qualche cosa. Qua queste olive adesso le lascerò ancora andare un altro po', le facciamo diventare più, come si dice, con la scocca. Extravergine, ma non esageratamente perché insomma poi è troppo amaro. Ottimo olio, eh. Qua vedete una bella piantata di broccoletti precoci, bietole, rape varie fino a giù. Lavoro certosino, qua questo se ne stava andando, cerco di recuperarlo. Adesso sto raccogliendo un po' di olive per farle ancora schiacciate. In salamoia ce l'ho perché l'oliva in salamoia ci vogliono 2 anni per addolcirsi, altro che si mangiano subito. E poi se li fai bene ancora 3 anni possono mantenere, quindi quelli, almeno quello che faccio io, durano almeno 4 anni. Quindi non è che te li mangi subito, quindi adesso quelli che ho preparato addirittura 2 anni fa si possono mangiare adesso. Quindi non si possono mangiare, sono molto amari, chiaramente. Beh, adesso io, se riesci a mantenere ancora mezz'oretta il tempo, anche se piove poco poco, raccolgo un po' di olive e poi queste che sono, non queste qua che sono. Io mi posso vantare che sono uno dei pochi che può avere delle olive quest'anno, non sono tante perché l'anno scorso c'è stata la carica, però sono uno dei pochi che ha le olive integre in tutta la zona. Sono tutte nere, appassite, ingrinzite, un nocciolo ci è rimasto, fatto niente caldo. Quindi vuoi non vuoi bisogna abbeverare, non ce la fanno più le colline. Se abbeveri puoi fare le olive. Questa è la spezzanotta, una delle migliori olive al mondo, secondo me, per fare l'olio. Poca resa, ma olio veramente, non c'è prezzo. Ma poi quando lo fai l'olio, no? Non, ma ne avessi per me una goccia di non ne vendo olio perché c'ho poche piante. Però uno ci va che con 6-7 euro si può comprare questo olio qua. No, non si può comprare uno che non si vende. Perché la resa è bassa, quindi chiaramente bisogna. Se le fai fare proprio nere esce di più, ma se le raccogli extravergine, si fa. Diciamo su un tomolo guadagni 4 litri, 4 qualcosa, 5 litri massimo, e ecco, non di più. Quando sono così, però, eh.